un grande onore per me presentarvi uno dei più illustri membri della nostra comunità accademica, il professor Paul McPhee. Vi ringrazio, grazie. È stata una delle più grandi soddisfazioni della mia vita essere chiamato a tenere l'annuale discorso in onore di Arthur M. Fuller. William James, il grande filosofo americano, una volta disse: iniziate ad essere ora quello che vorrete divenire d'ora in avanti. Vi chiederete, ma come? La più grande guida del nostro iniziare ad essere è l'immaginazione, ovvero l'abilità di saper scegliere tra le possibilità che ci vengono offerte. Avere immaginazione richiede coraggio e impegno, ma allo stesso tempo ci dona speranza, la speranza di poter decidere il nostro destino e che le decisioni che prendiamo si confermeranno giuste in futuro. Per quanto possiamo essere sopraffatti dal mondo, possiamo anche trarne speranza, dalla sua bellezza, dalle promesse, dal semplice fatto che possediamo il talento di immaginare il nostro futuro in mezzo a tutte le possibili vite che scorrono davanti ai nostri occhi. Dobbiamo immaginarcele bene le nostre vite. Dobbiamo impegnare la nostra coscienza. La coscienza è la voce di Dio e la natura è il cuore degli uomini.